Ciao, Hallo, il mio nome è Mattias Göhner e sono un esperto nel campo dell'intralogistica alla Lloyds. Oggi parliamo dell'argomento riserva di funzione per il lettore di codice barre. Quali sono i vantaggi di un'alta riserva di funzione per il lettore di codice barre? In pratica, può succedere che un lettore di codice a barre non sia allineato in modo ottimale durante l'installazione o che il lettore si disallinei nel corso del tempo. Può anche succedere che una scatola o un cartone siano inclinati più di quanto previsto o che la distanza di lettura definita non sia rispettata. Inoltre, ci sono di tanto in tanto requisiti che non soddisfano lo standard, per esempio codici stampati male o sbiaditi. In tutti questi casi, la riserva funzionale dei nostri lettori di codice a barre entra in gioco. La riserva di funzione è quindi sempre necessaria quando il lettore di codice a barre raggiunge i valori limite riportati nella scheda tecnica. Questo significa che anche le situazioni di lettura che si trovano al di fuori della norma possono essere risolte con una qualità di lettura sufficiente. Le nostre ottiche, appositamente sviluppate, e l'elettronica analogica possono leggere le informazioni del codice in modo affidabile anche in condizioni estreme. Vorrei mostrarvi questo. In questa semplice configurazione, il lettore di codice a barre è collegato a un PC via Ethernet. Una modalità di regolazione è attivata tramite il web config che mostra la qualità di lettura attraverso un diagramma. Con codici ben stampati si ottiene una decodifica affidabile fino a un angolo di inclinazione di più o meno 30 gradi. Ma come potete vedere, i nostri prodotti funzionano anche ben oltre i limiti definiti. Noi chiamiamo questa caratteristica riserva di funzione. Questo porta a un'alta qualità di lettura e affidabilità dell'applicazione. E quali sfide affrontate nel campo della tecnologia di identificazione? Inviatemi un messaggio a identification@lloyds.com. O scriveteci le vostre domande sui nostri canali di social media. Nel nostro prossimo episodio parleremo di risoluzione rapida dei problemi. Grazie per il vostro interesse. Ciao, fino al prossimo episodio del nostro Barcode Reader Talk, il vostro Mattias Göhner.